Coach Massimo Bernardi, dopo il riposo pasquale si torna a giocare, una buona vittoria a Forlì, però ora è passato tanto tempo, pronti a tornare a vincere? Pronti a tornare, quella parola lì è una conseguenza del lavoro che facciamo ogni giorno ed è il frutto del lavoro della settimana. Quindi andiamo in campo sempre con le nostre prerogative, coltello fra i denti, sputare sangue, occhio iniettato di sangue, elmetto in testa e combattere ogni pallone con entusiasmo, sorriso sulle labbra. Ecco, arriva al Pala SGR International Imola una squadra che non va assolutamente sottovalutata. È una buona squadra, come hai detto bene. Là nella partita di recupero a gennaio abbiamo dovuto sudare, hanno battuto Grifo Imola, è una buona squadra, con un playmaker e una guardia molto forti, sono giocatori atletici, corrono, non danno riferimenti perché non hanno il pivotone grande, e quindi noi dobbiamo pensare a noi, a fare il nostro sistema di gioco, difendere bene, allungare la difesa a tutto campo, a giocare in contropiede con energia e a difesa schierata con i nostri schemi e con i nostri punti di riferimento. Abbiamo visto anche Stefano Cunico allenarsi molto bene, come stanno dal punto di vista fisico e mentale i ragazzi? Stanno tutti bene, abbiamo lavorato molto bene, siamo pronti, carichi. Se Saponi che fa gli scongiuri, ma siamo pronti per fare una bella partita, per lasciare un bellissimo ricordo di noi al nostro bellissimo figlio. Ultima domanda che esce un po' dal punto di vista tecnico. Avete vinto il campionato, come si tiene alta la concentrazione anche quando il campionato, sai già di aver vinto il campionato? Ale Fantini. Bellissimo, Massimo Bernardi sempre bellissimo, questo è il motto che va da un anno e che andrà sempre. Vi facciamo vedere anche il suo mitico vice chiamato Federico questa settimana da Alfio Sgroi, dal nostro fotografo, ma è il nostro grande Michi Carabotta. Si vola e si va a vincere. Grazie, buonasera a tutti.